presto. Sono nato nel 52, sono ancora vivo e ci vediamo tra poco. Ciao. Parliamo a 78 giri, così facciamo prima. Buonasera a tutti, intanto da parte appunto di Michele Galeazzo, soprattutto di Daniele Baldelli, che è qui questa sera per raccontarci, diciamo, un po' la storia, soprattutto sua professionale e anche quella chiaramente dei locali da Disco Music. Per cui introduco proprio Daniele Baldelli, insomma, che dirà come intanto ha iniziato questa sua carriera artistica che tuttora è attiva. Allora, siccome vedo tutte gente più o meno di una certa età, non volevo dire, perché io ho portato eventualmente, perché qualcuno non sa neanche come è fatto un 45 giri. Questo è il 45 giri, ecco così. E una volta suonavo solo i 45 giri, ma si sente bene questo robo? Io sento male, va bene. E io ho cominciato nel 1969, già è che dire, bella data, e non mi chiamavo DJ, o perlomeno questa parola non esisteva, o io non la conoscevo. Comunque, a quelli che mi chiedevano cosa facevo, tra parentesi andavo al liceo scientifico di Pesaro, io sono di Cattolica, ultimo baluardo della Romagna, e quindi io dicevo, io metto i dischi. Ah, e come si fa a mettere i dischi? Era come un festino privato, tra parentesi i festini privati si facevano già, e si usava il mangiadischi, quindi mettevi il disco nel mangiadischi, come si mette poi oggi il CD nel lettore CD, quindi c'era già qualcosa di simile. E quindi le festicciole private che si facevano per un po' per cuccare, eccetera, eccetera, nel caso di qualcuno, quando i genitori chiaramente andavano al cinema, eccetera, eccetera, si faceva col mangiadischi. In discoteca invece c'erano due piatti. Io nel 69 avevo due che si chiamavano Elac, come certe caramelle che c'erano un tempo, e avevano tre tastini, 45 giri, 33 e 78. E si metteva il 45 giri su questo piatto, spingevi il tastino corrispondente e quindi il braccio partiva da solo e doveva andare a cadere sul solco. Per cui, diciamo, non si mixava. Anche perché molte volte tra un disco e l'altro passava del tempo, perché se tu non ti ricordavi di spingere il tastino giusto, dovevi aspettare che il braccio faceva il suo corso prima di calare la puntina sopra il disco, appunto. Quindi l'abilità di essere un metti dischi in quel periodo era, diciamo, accorciare i tempi tra un disco e l'altro, cioè spezzare la parte di silenzio, e questo chiaramente era questo, diciamo, quello che dovevi fare. Non avevi il mixer, ma avevi due volumi, alzavi il volume del piatto di sinistra e abbassavi il volume, cioè facevi così, alzavi un volume e abbassavi l'altro. Era una specie di dissolvenza, ma neanche tanto, in quanto quella volta i dischi, tutti 45 giri appunto, duravano pochissimo, 2 minuti e 50, 3 minuti e 20 secondi, quindi la gente, cioè il pubblico era abituato a ballarli dall'inizio alla fine. E quando finiva ci si preparava a ballarne un altro, anche se il ritmo era diverso, quindi non c'era questa necessità di avere una continuità di ritmo in questo senso. Quindi si poteva suonare una cosa lenta, una cosa veloce e viceversa, si cambiava spesso. Però, diciamo, da questo punto di vista, probabilmente tutti quelli che facevano i metti dischi come me, probabilmente si accorgevano che c'era questa necessità di fare in modo che i dischi fossero vicini, che la ritmica fosse la stessa, insomma si pensava a un missaggio, appunto, anche se la parola probabilmente non esisteva. Poi la tecnologia chiaramente faceva passi da gigante abbastanza velocemente, e dopo questi due volumi, questi due pomelli, un po' come le radio di una volta, arriva lo slider. E cos'era lo slider? Cazzo, è figata, fai così. Era praticamente un volume in verticale. Quindi alzando lo slider si alzava il volume, e questi due volumi erano insieme, per cui si potevano tenere i due dischi uno sopra l'altro. Le prime volte erano solo delle cavalcate, tutto fuori ritmo, quindi un casino, lo lasciamo perdere. E quindi, vabbè, ognuno probabilmente pensava di fare qualcosa. Io, tolto, diciamo, i piatti Elac, arrivano il Lenco 80, che è stato il modello 80, non perché era del 1980, si chiamava così,
e aveva come caratteristica una levetta laterale per passare da 33 a 45, aveva anche 78 e 16 che non servivano a niente, perché tanto i 78 giri li dovevi suonare solo con quei dischi, con quei giradischi di una volta, con la tromba, eccetera, eccetera. Però questo ti dava la possibilità, cioè, o meno, io ho scoperto, come probabilmente hanno scoperto in tanti, perché poi c'è una guerra, c'è qualche personaggio che si atteggia ad avere il primato di queste cose, no? Io sono stato il primo, se andate su Facebook c'è un sacco di primi che insomma